Sono il professore Enrico Acquaro dell'Università di Bologna. L'argomento del nostro corso è metodologie e tecnica della ricerca archeologica. La prima lezione è l'archeologia tra antropologia, storia e scienze. Adesso andremo a vedere gli argomenti di questa lezione che ci introduce sul concetto dell'archeologia. Il concetto dell'archeologia, come possiamo vedere dagli argomenti che tratteremo, sono diversi e li evidenziamo tutti. L'archeologia è attività sul campo, è attività in biblioteca, attività nei musei, attività nei parchi museali, attività in laboratorio. Poi vedremo il modo di essere dell'archeologia. L'archeologia può essere svolta sia come ricerca antropologica, sia come ricerca storica, sia come ricerca scientifica. Ma per completare il quadro iniziale di questa lezione, vedremo anche come l'ambito di cui ci occuperemo nella nostra ricerca dell'archeologia come metodologia, è ambientato nell'archeologia mediterranea, cioè il nostro ambito di ricerca sarà sempre e come riferimento primario all'archeologia mediterranea. Per dare un esempio di quanto questo ambito sia coinvolgente per la ricerca archeologica, vedremo l'esempio della porpora, cioè un'industria che vedremo essere ampiamente rappresentativa della unità mediterranea. Ma adesso ritorniamo nei nostri argomenti e esaminiamo il punto primo, cioè l'attività sul campo. Ecco, l'attività sul campo è un'attività che l'archeologo deve condurre nelle ricerche programmate oppure in momenti particolarmente delicati della storia del sito o della storia della città o del territorio che si vuole indagare. E deve essere un'attività volta a evidenziare gli aspetti che la storia può indicare per questa località. Quindi è un'attività sul campo, significa partecipare a tutte le attività di ricerca e di indagine che comportano anche situazioni ambientali. L'esempio che qui diamo della una veduta di scavo della Spagna è la veduta di uno scavo in centro urbano, quindi con tutte le problematiche di muoversi in un centro che continua a vivere, deve continuare a vivere e deve vedere la ricerca archeologica non come un ostacolo alla realizzazione del piano urbanistico, ma come anzi un aiuto e un modo e un progresso di questa realizzazione. Ho scelto per proporvi l'immagine di uno scavo in Spagna perché la Spagna, con il suo regionalismo, è arrivata molto avanti in questo concetto dell'archeologia urbana, quindi può essere un punto di riferimento notevole. Abbiamo poi un'altra idea della ricerca archeologica, quando non vi sono sovrapposizioni di strutture moderne, quindi sono casi rarissimi nell'ambito del Mediterraneo, ma ci sono. Questo è il caso che rappresento qui, è del Nord Africa, di un centro, Kerkouan, che è un centro del Capo Bon, è un centro che nasce nel VI secolo, termina nel III secolo, avanti Cristo, e che fu distrutto e mai più riedificato, una sorta di Pompei della Tunisia, come la chiamano gli archeologi. E qui la ricerca archeologica non si deve confrontare con nessun problema di conservazione o di integrazione urbanistica moderna. Deve proseguire, scegliere quale momento dell'abbandono esemplificare e in questa realtà si deve
esprimere, deve esprimere l'ultima fase dell'abbandono del centro. Teoricamente è una ricerca più facile, ma il problema delicato è quello di trovare una lettura uniforme, come si dice in archeologia, una lettura orizzontale, cioè tutta l'area deve essere messa in luce per la stessa epoca in cui si vuole rappresentare il momento dell'abbandono della città. Poi vi è, volevo semplificare, questo è Baalbek. Baalbek è una delle massime città del Libano, è uno dei monumenti più conosciuti e meglio conservati della città, e il tempio cosiddetto minore, perché ha dimensioni minori rispetto al tempio di Giove, e il tempio cosiddetto di Bacco. Ho voluto ricordare con questa immagine il caso di grandi monumenti, di grandi dimensioni, di grande impegno monumentale, che poi nel corso della loro vita sono stati spogliati, cioè sono stati privati di alcuni elementi architettonici, sono stati riutilizzati, quindi l'archeologo che si trova davanti a un grande monumento, di grande prospettiva anche architettonica e di impegno di maestranza e di decorazione, deve anche tener conto che quel monumento ha subito nel corso del tempo variazioni, dei cambiamenti dovuti da un diverso utilizzo sia dell'ambiente stesso sia delle parti di quel monumento. In questo caso il Tempio di Bacco è stato riutilizzato come in alcune sue fasi edilizie, in alcuni suoi materiali sono stati riutilizzati per la ricostruzione di alcune basiliche cristiane. Quindi l'archeologo che affronta lo studio di questo monumento deve capire e deve comprendere come il monumento nasce in un modo, ha una sua destinazione e poi può mutare questa sua storia nel corso del tempo dando vita ad altri monumenti. Ora esaminiamo le attività in biblioteca. La ricerca sul campo che abbiamo visto presuppone che l'archeologo, prima di affrontare lo studio di quel territorio o di quel momento archeologico o di quel monumento, debba aver acquisito tutti quegli elementi cognitivi di conoscenza che gli possono derivare dal precedente patrimonio. Il patrimonio di conoscenza di quei siti naturalmente è un patrimonio che io ho esemplificato come un patrimonio di biblioteca, ma vi sono diversi modi di arrivare a conoscere i precedenti, la documentazione dei territori. Questo significa andare negli archivi, significa andare molte volte nelle collezioni private o nelle biblioteche private, ma la prima e principale preoccupazione dell'archeologo è quella di farsi un bagaglio di biblioteca. Andare in biblioteca e frequentare la biblioteca significa anche conoscere i precedenti della lettura di quel monumento, quindi capire la storia di come viene affrontata la cultura di cui ci si occupa, e significa porsi in sintonia con quella storia. Qui abbiamo esemplificato uno dei primi volumi che fecero epoca sulla conoscenza degli Etruschi. Questo volume di George Dennis, Città e cimiteri dell'Etruria, pubblicato nel 1878 a Londra, e indica come sia ancora oggi, nel 2000, sia utile per l'archeologo consultare questi volumi che sono ormai nella storia dell'archeologia, perché vi sono alcune ricostruzioni, soprattutto le ricostruzioni del patrimonio archeologico dell'epoca, che
sono utili e che bisogna conoscere per capire poi il prosieguo della ricerca e come poi inserirsi nella ricerca. Ecco, poi vi sono in biblioteca, nei volumi, non soltanto ci sono gli scritti, cioè, ma vi sono anche dei volumi illustrati, gli antichi manoscritti che portano delle illustrazioni, e queste illustrazioni sono figlie dell'epoca, figlia dell'argomento del volume che tratta diverse situazioni di riferimento, e in molti casi chi decora il manoscritto o il volume prende questo spunto per illustrare il volume, ma utilizza anche delle immagini, dei mobili o degli arredi che possono essere utili all'archeologo. In questo caso abbiamo un'immagine di un manoscritto che è il De Materia Medica, è un manoscritto che riproduce l'immagine di una farmacia. L'indicazione utile per il nostro argomento è l'immagine delle serie di vasi che appaiono nella farmacia. Queste serie di vasi sono indicazione utile per l'archeologo perché danno dei riferimenti cronologici, perché naturalmente abbiamo una data certa di questo manoscritto che è del 1224, e danno anche un'ambientazione ovviamente di cultura di riferimento. Siamo in ambito arabo, quindi l'archeologo ha dei riferimenti utili che in modo inaspettato trova in questi manoscritti che avranno. Dovrebbero avere tutt'altra indicazione, tutt'altro pubblico. L'archeologo invece deve considerare che anche questi documenti sono documenti utili e utilizzabili. L'archeologo poi dovrà sistematicamente svolgere un'attività di riscontro nei musei, cioè nei luoghi dove si conservano i reperti, gli oggetti e i contesti ove museabili che ha contribuito a riportare in luce. Questa attività nel museo è un'attività che si deve confrontare soprattutto con gli aspetti di restauro e di esposizione. Cioè l'archeologo deve sapere, deve conoscere che quei reperti che egli porta in luce dalla terra poi dovranno, in che modo potranno essere musealizzati, in che modo potranno essere riportati alla completa visione del pubblico. Il mancato raccordo fra l'archeologo di campo e l'archeologo museale può produrre dei grandi problemi di comunicazione. Quindi l'archeologo deve tener conto dell'itinerario, dei reperti, dal momento in cui sono posti in luce al momento in cui si espongono a pubblico. Questa è un'immagine celebre dell'altorilievo con Zeus dell'Atene e personaggi del mito tebano che sono conservati nel museo di Villa Giulia, hanno avuto diverse fasi di restauro in cui sono apparse con estrema evidenza le pitture quindi sono questo esempio di Pirgi, di questa località vicino a Roma, Santa Severa, di cui parleremo un po' più avanti nelle nostre lezioni, è un esempio di come l'archeologo debba vedere proiettato nel museo il proprio lavoro. Passiamo adesso all'altra attività. Solitamente si ritiene che l'attività museale sia quella negli edifici. Ma via adesso l'archeologia attentamente sta recuperando gli spazi anche all'aperto, cioè l'attività museale, come collocare un monumento, dove e in che contesto, deve fare riferimento anche ai parchi museali, cioè quell'assieme di edifici o quell'assieme di contesto territoriale
che raccoglie dei resti di interesse archeologico. Nelle immagini che vediamo, sono l'immagine di una proposta rievocativa del tempio di Apollo a Veio. Come vedete, nell'attività dei parchi museali è parte integrante anche la vegetazione, quindi l'archeologo deve avere anche una sensibilità di come comporre una struttura ricostruita e quale ambientazione vegetale, di vegetazione o di ambientazione naturalistica deve comportare il restauro di un tempio, anche se può essere così, diciamo, assolutamente spartano e schematico come nella proposta che vediamo. Ma naturalmente non scordiamoci che l'archeologia è un'archeologia di cui parliamo, è un'archeologia a tutto campo, quindi anche dal punto di vista cronologico entra nel nostro discorso anche gli aspetti di archeologia più moderna. Questo è il sito museale all'aperto di Naxos, è un fortino borbonico che naturalmente ha una sua configurazione di ambientazione territoriale diversa e presuppone diverse attenzioni. Terzo esempio è ripreso dall'Inghilterra, questa battaglia di ricostruzione che è tipicamente proprio anglosassone, che ricorda una delle battaglie più importanti avvenute per la conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni, da parte di Guglielmo II, il conquistatore, il duca di Normandia, e come è tipico nella cultura anglosassone, vi è questa ricostruzione anche di momenti storici attraverso questa rievocazione. Anche qui l'archeologo deve tenere presente che il monumento può e deve, secondo le scelte politiche, deve supportare e sopportare anche queste realtà che noi appaiono teatrali, ma comunque sono segno di una cultura, di una rivisitazione storica proprio di un popolo come quello anglosassone. L'archeologia è anche attività in laboratorio. Questa attività in laboratorio è un'attività che l'archeologo deve condurre visitando e conoscendo, certamente in modo teorico in alcuni casi, ma in alcuni casi anche in modo pratico, se la ricerca necessita di questa acquisizione pratica, conoscendo alcune pratiche di laboratorio antico, cioè riprodurre delle realtà di laboratorio da cui sono emersi poi i manufatti che sono entrati nella documentazione archeologica. Quindi, quando io indico attività in laboratorio, significa che l'archeologo deve conoscere in linea generale quali sono le tecniche che hanno portato alla realizzazione dei manufatti che contribuisce a mettere in luce. E questa frequentazione di laboratorio significa, per esempio, frequentare anche dei laboratori di vetrai, che sono l'origine di molte culture e molte realtà archeologiche del nostro patrimonio archeologico. E quindi, per memorizzare questa necessità, l'archeologo che si deve anche far carico di frequentare e conoscere delle realtà di laboratorio utili a capire qual è l'origine dei manufatti, ho memorizzato questa tecnica per la realizzazione delle coppe in vetro o in mosaico. Quindi l'archeologo dovrà, in modo auspicabile, cercare di essere a contatto con artigiani che producono delle realtà artigianali tutt'oggi con tecniche che probabilmente risalgono all'antichità. Abbiamo visto quindi come l'attività dell'archeologo fra il campo, la biblioteca, i musei, i parchi museali, i laboratori. Adesso vediamo come si configura, com'è l'approccio di questa realtà. L'approccio può essere dal punto di vista antropologico, cioè vedremo che
l'approccio antropologico è un approccio che è nella storia dell'archeologia. Cosa significa, in poche parole, questo approccio antropologico? Noi conosciamo realtà antropologiche, come per esempio dei Boschimani nell'Africa del Sud, che sono fermi all'età della pietra o che non conoscono l'allevamento, che non conoscono l'agricoltura. Quindi, rifacendoci a queste culture che per noi sono contemporanee, possiamo capire qual è stata l'evoluzione dell'uomo all'inizio della sua storia, di cultura e di conquista tecnologica. Quindi, conoscendo questo approccio, è un approccio che avvicina l'archeologo all'antropologo, ne trae, trae, fa trarre dall'archeologo i dati di maggior conoscenza dall'antropologia attuale. Però molte volte succede che questo approccio antropologico è considerato un approccio esotico, diverso, lontano dalla nostra realtà europea. Invece ci sono delle realtà di interesse antropologico che ci sono molto vicine, per esempio questa è la Mattanza del Tonno, questa immagine, la Mattanza del Tonno a Favignana, che ripete nella ritualità, nella gestualità delle situazioni di pesca di antichissima origine preistorica. E questa è una realtà che per noi italiani è molto più vicina, più concepibile e realizzabile. Quindi anche questo è un modo di approccio, cioè fare riferimento a culture e situazioni culturali ancora oggi utilizzate, ancora oggi praticate come fossile guida di una più antica realtà. Ma l'archeologia è anche, l'approccio all'archeologia è anche un approccio che viene dalla ricerca storica, la ricerca classicamente storica, che quindi ha come riferimento delle fonti, cioè dei trattati storici, e l'archeologo attinge a questo modo di fare ricerca, cercando di vedere se questi trattati storici, se queste fonti storiche hanno una corrispondenza con le realtà archeologiche del terreno. E un classico caso che possiamo portare ad emblema è la Bibbia, l'Antico Testamento, quanto l'Antico Testamento può aver riscontro nella realtà della ricerca e quanto invece l'Antico Testamento invece può essere inteso soltanto come punto di riferimento di un momento religioso del patto fra Israele e il proprio re. E vedremo poi nel corso delle lezioni come questa fonte, la fonte della Bibbia, può essere una fonte utilizzabile in un certo momento alla lettera, oppure altre volte può essere soltanto una fonte di riferimento simbolico, prettamente confessionale. L'immagine che si produce è un'immagine di un grande decoratore, incisore, Gustavo Doré, che dà la propria versione della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. È un momento abbastanza importante per il popolo di Israele. Il popolo di Israele è stato deportato in Babilonia, vi ritorna con la protezione dei persiani e ricostruisce il Tempio. Anche questo è un momento della Bibbia, che ci viene dalla Bibbia, e noi abbiamo la prova e l'indicazione storica di una riedificazione di un monumento importante come quello che è il Tempio di Gerusalemme. Accanto ma la ricerca storica significa anche la ricerca della storia, della geografia, della concezione del mondo, perché l'archeologo si muove nel mondo antico, nell'Eva antico, quindi deve ragionare nella lettura dei monumenti cercando di avvicinarsi il più possibile alla concezione che l'uomo del tempo, dell'età che egli indaga, ha nel complesso.
Quindi abbiamo questa riproduzione di un planisferio da una copia del libro di Ruggero, e Al-Idris è un geografo arabo. Ecco, contrariamente a molti testi di introduzione all'archeologia, sentirete spesso fare riferimento a fonti arabe, che sono delle fonti soprattutto per il Mediterraneo non tanto conosciute, ma possono dare invece delle indicazioni utilissime. Ecco, questo anche qui avrete ormai capito, io do delle indicazioni di immagini come promemoria di una realtà e di una problematica, cercando che queste immagini siano le più diverse da quelle che usualmente si propongono, proprio per fissare l'immagine del problema. Ma la ricerca, quindi abbiamo la ricerca storica, poi la ricerca può avere anche un approccio che è un approccio scientifico. E questa è l'immagine di una macchina della spettrometria che serve a definire le caratteristiche di un materiale, lo spettro di un materiale, come si dice. Anche qui una precisazione utile. L'archeologo non deve essere un tecnico, non può, non ha la competenza per esserlo, ma deve essere un professionista nel suo campo, in grado di colloquiare con il tecnico e con il ricercatore. Cioè deve porre le domande storiche e insieme ai tecnici, ai ricercatori, e proporre delle soluzioni, senza gerarchie all'uno dell'altro campo, ma ecco, quindi si tratta di conoscere i principi generali con cui si procede dell'analisi, scegliere insieme qual è l'analisi più adatta per raggiungere la conoscenza di un fine storico, ma certamente non sostituirsi non avrebbe la competenza, come ho detto, non avrebbe la preparazione, non sostituirsi ai tecnici e ai ricercatori scientifici. Quindi abbiamo visto insieme cos'è l'archeologia, come le diverse attività dell'archeologia, i diversi principali approcci dell'archeologia e, come dicevo all'inizio, siccome siamo all'inizio di un itinerario che porteremo avanti per un po' di lezioni, ecco lo scenario con cui io intento porre queste lezioni, allontanandole anche un po' da una realtà che nei manuali solitamente sono delle realtà di approccio anglosassone. Ecco, io gli esempi e le indicazioni, le problematiche di cui tratteremo saranno esempi e indicazioni che saranno trattate e tratte dalla nostra esperienza mediterranea. Quindi cercare di attrarre queste metodologie e queste tecniche nella reale situazione mediterranea. E l'archeologia mediterranea ha delle campi di indagine che mettono insieme, unificano diversi momenti della storia. Quindi ci sarà l'archeologia baltica, l'archeologia africana, l'archeologia italica, iberica, e però tutto questo complesso dell'archeologia hanno dei denominatori comuni, che sono svariati, che possono essere il momento storico, possono essere le modalità etniche, i costumi funerari o i costumi religiosi. Ecco, io per ricordare che questa realtà dell'archeologia mediterranea è una realtà attuale e tangibile, volevo porvi l'esempio della porpora, dell'idea della porpora come un modo di vedere questa, toccare con mano concretamente questa archeologia, l'unità di questa archeologia mediterranea. Ecco, la porpora, noi ne abbiamo sentito sempre parlare, è un prodotto che si ottiene dal schiacciamento di un mollusco, di un tipo di mollusco, del murex, che si
fabbrica in varie parti del Mediterraneo, si fabbricava in varie parti del Mediterraneo e vedremo che tuttora in parte si continua a utilizzare e proprio nella via di quella ricerca antropologica moderna che dicevamo. Ora, per la porpora noi abbiamo ho avuto sempre l'idea dalla storia che la porpora sia un prodotto fenicio. In realtà è un prodotto che come si vede da questa cartina, nell'antichità si disponeva, i banchi di porpora, le industrie di porpora erano per tutto il Mediterraneo. Anche questa è una unità mediterranea, una unità in cui ci si appropria di una tecnologia di estrazione delle murex dai banchi sotto costa e poi si elabora questo prodotto che dà il modo dare il colore alle vesti importanti dell'antichità, ma anche a tutt'oggi. Il famoso rosso porpora, che è un rosso che dà sul violaceo, ecco questa, l'archeologia della porpora è un esempio di come un'archeologia moderna si debba confrontare con la storia del Mediterraneo. Abbiamo visto nella prima immagine la diffusione della porpora a livello mediterraneo totale, questo è uno dei tanti. Una delle tante specie di murex da cui si trae questo liquido, che poi con un processo lungo viene ad essere ossidato e poi viene a produrre con contatto con lana o con lino, poi a produrre i famosi tessuti di porpora che hanno il pregio di essere, con l'andare del tempo, di essere. Più passa il tempo, più sono pregiati e più acquistano brillantezza e bellezza di colori. La prossima, ecco, è la prossima immagine, questa è una matasse di lano in rosso porpora e sono il tentativo in laboratorio di riprodurre con una tecnica moderna la porpora degli antichi. Anche questo è un modo di far cultura, è un modo di confrontarsi con una realtà antica che però può avere delle rispondenze estremamente moderne ed attuali. Quindi questa prima lezione ha avuto l'intento di proporvi in grande spazio, in grande ambientazione problematica, quali sono i punti fermi della problematica archeologica. Come vedete, una problematica archeologica che passa dal campo, poi con una conoscenza dei problemi, dei antecedenti della ricerca sul campo in biblioteca, una problematica che deve conoscere poi i modi attuali per valorizzare questa ricerca archeologica. Ma soprattutto l'archeologo che dovrà poi scegliere una sua ambientazione di interesse culturale, quindi diventare egittologo, preistorico, orientalista, classicista, dovrà anche non soltanto scegliere il suo ambito di cultura, di riferimento verso la popolazione antica, ma anche il suo approccio, il suo naturale approccio, che può essere, come abbiamo visto, un approccio antropologico o un approccio storico o un approccio scientifico. L'archeologo dovrà, in questo approccio, non dovrà esaurire tutta la sua attività, ma dovrà cercare di esaltare, scegliendo le singole modalità di indagine, l'antropologica, la storica, la scientifica, di esaltare al massimo le
ricerche e le scoperte che ha contribuito a produrre. Ancora una volta ci utilizziamo l'esempio della porpora. La porpora, con questa immagine di Murex, è una indagine che può essere svolta in diversi ambiti. La porpora viene utilizzata dall'epoca pre-egea, l'epoca minoica, nel 1002 avanti Cristo, e poi arriva fino all'epoca veneziana, fino all'epoca medievale. Ora, l'archeologo potrà per esempio interessarsi sia dell'aspetto dell'industria, della fabbricazione, sia anche dell'aspetto simbolico, del diverso momento del valore simbolico che l'uso della porpora, le stoffe di porpora hanno nella storia del Mediterraneo. Ecco, quindi questa mia prima lezione è un invito a cercare per ognuno degli argomenti che l'archeologo dovrà condurre o praticare una propria vocazione in cui come professionisti si dovrà conoscere l'ampio spettro della realtà archeologica, della ricerca, della metodologia e della tecnica, della ricerca archeologica, ma si dovrà, ed è auspicabile che questo si faccia, non appena si ha avuto un'idea d'assieme della letteratura archeologica, della problematica archeologica, e ogni ricercatore ha una sua particolare idea, ha una sua particolare vocazione e che naturalmente realizza anche in rapporto alla sua preparazione. Ecco, nel prosieguo delle altre lezioni noi utilizzeremo sempre lo stesso sistema di produrre delle immagini, ripeto ancora una volta, disuete, che non troverete nei volumi consigliati o meno, ma proprio perché devono essere delle immagini che devono legare l'argomento trattato con delle situazioni visive completamente nuove. Ecco, con questa prima lezione abbiamo affrontato questi problemi. Naturalmente, se vi è qualsiasi indicazione o richiesta o desiderio di maggiori ragguagli sulla lezione svolta e poi quelle che verranno, è possibile consultare il sito internet Nettuno e avere tutte le indicazioni possibili